Ebbene, è arrivato il momento. Oggi sarà l'ultimo video della serie dedicato all'esplorazione del cielo. Perché, se tutto va bene, oggi finiremo completamente tutte le isole del cielo da esplorare, finiremo completamente tutta quella parte del gioco e non avremo nient'altro da fare. Questo perché dallo scorso episodio ho speso un pochino di tempo nell'esplorare le isole nel cielo rimanenti nella parte a est della mappa e qua ho trovato comunque i soliti arcipelaghi in aria con i sakari che dovevo attivare utilizzando le pietre, roba del genere, niente di veramente nuovo. Ho incontrato però delle isole speciali che saranno quelle che andremo a controllare oggi e quindi per questa ragione qua non le ho esplorate, non le ho controllate né niente, ma siamo ufficialmente alla fine. Che mi dispiace perché onestamente il cielo, tra le cose puramente nuove di Tears of the Kingdom, è per adesso la cosa che mi è piaciuta di più. Un po' ripetitivo negli arcipelaghi, che ce n'erano diversi, forse un po' troppo simili. Avrei preferito un pochino più di unicità, visto che comunque non c'è molto in cielo. Però è sempre stato divertente, quindi perché no? E quindi, iniziamo! Probabilmente starete pure pensando perché oggi non si fa il villaggio da capo, visto che ci sei arrivato nello scorso episodio. E la risposta è perché ho più voglia di fare quell'altro, quindi facciamo prima quell'altro e poi faremo il villaggio da capo. Ho pure realizzato, perché mi sono messo a rileggere i miei appunti, perché finalmente ho avuto del tempo, e quando Pruna ci aveva avvisato di un villaggio, ci aveva parlato sia del villaggio da capo, riguardo a quello che succedeva al suo interno e tutto, ma ci aveva avvisato dei pericoli non del villaggio da capo, ma del villaggio di... il villaggio va a pesca, perché appunto il villaggio va a pesca era in pericolo causato dall'attacco dei pirati e tutto. Quindi in realtà per lei dovremmo aiutare questo villaggio, anche se in realtà l'abbiamo già fatto. Quindi probabilmente dobbiamo fare qualcos'altro con il villaggio va a pesca, prima di poter rendere effettivamente felice Pruna e tutto, ma non importa. Comunque poi controlliamo anche meglio il villaggio da capo, perché ci sono di sicuro delle altre cose da controllare qua in giro, che ora non ho ancora controllato. Ma abbiamo più che altro prima da fare il cielo, abbiamo diverse isole da controllare, che devo essere onesto non mi ricordo benissimo dove siano tutte, perché non avevano una forma troppo strana. Però ho trovato, se non sbaglio, due o tre portali con gli interruttori davanti a vari punti del gioco, quindi dovremmo andarle a controllare. Però prima abbiamo pure dei sacari da fare e questa torre qua, che è uno dei posti in cui ti devi lanciare dal cielo verso il basso facendo il dropper di Minecraft e ottenere l'ultimo pezzo di armatura, quella aerodinamica, per volare nel cielo. Ma prima facciamo il sacchero, perché ormai ci siamo. Tra l'altro, una cosa strana è che da queste parti qua mi sembra che fosse questo, ma non ne sono sicurissimo, perché appunto ci sono entrato, se non sbaglio, di questi sacchari, perché uno di questi sacchari l'ho attivato appunto con le pietre e ogni volta che porti una pietra al sacrario che non c'ha la struttura completa, quello che trovi al suo interno è la benedizione di Raul, con nessun puzzle, nessun dungeon e niente. Solo che qua, se era questo qua, il ghiaccio indica la via. Ho portato la pietra e dentro il sacrario stesso c'è comunque un puzzle. Che è strano. Perché è poco coerente il gioco in questo modo qui? Non lo capisco. Cioè, non lo so. Mi fa più fastidio il fatto che non sia coerente che rendermi tutti i sacrari delle pietre semplicemente delle benedizioni. È strano, però è così, non so perché. Comunque, il ghiaccio indica la via. Devo utilizzare il ghiaccio per fare qualcosa? Mi danno un sacco di frutti di ghiaccio, quindi direi di sì. Mi danno anche, credo, dei lanciaghiaccio, questi qua, che dovrebbero, credo, congelare il pavimento. E ora posso ghiacciare la roba. Ah! Ora sì che posso... non so cosa devo fare, però cerchiamo qualche blocco che se ne frega. Il mio obiettivo probabilmente è colpire quell'interruttore là in fondo. E devo utilizzare le piattaforme di ghiaccio come piattaforma per scivolare fino in fondo. Tanto se unisco uno scudo a una piattaforma di ghiaccio, posso? Sì, logicamente sì. Dovrei pure poter scivolare bene. Vediamo un po'. Se scivolo così, si consuma il ghiaccio. Aia. Beh, questo ha senso. Domanda: con il ghiaccio scivolo meglio che con lo scudo carrellato oppure no? Unisco loro due, così c'è pure una struttura comunque pesante per colpire l'obiettivo. E poi lo faccio scendere tipo adesso. Vai. E questo qua è il puzzle. Che figo. Che figata questo. Super interessante. Prossima stanza. Con dentro. Oh, ok. È uno di quei puzzle lì. Uno di quei sacchari lì. Dove puoi già finire il livello, ma c'hai un'ulteriore sfida più complessa per ottenere la chest secondaria. E devo trovare un modo per far cadere la piattaforma fino a lì. Ok. Possiamo di sicuro farlo con l'ultramon e reverto, ma a questo punto qua è talmente facile la compressione che non voglio farla. Quindi facciamo così e cerchiamo qualche piattaforma per dopo. Mi dispiace però che non ci siano più situazioni nel gioco dove puoi sfruttare questa roba qui. Al di fuori, proprio nell'overworld. E il problema appunto del perché tu non puoi sfruttare comunque meccaniche del genere nell'overworld è perché l'Hyrule è la stessa. Ancora adesso sono passati comunque ormai, se non sbaglio, quasi 20 episodi dalla prima volta che l'ho menzionato. Penso che comunque sia un problema il fatto che Hyrule sia rimasta la stessa.
proprio perché meccaniche del genere vengono soltanto sfruttate in modo esteso solo nella, nei sacrari o nel cielo o nel sottosuolo per la maggior parte delle volte. Tipo ad Hyrule stessa, ok che possiamo esplorarla con la moto di Frozen, che quella è la cosa più P del gioco, ma escludendo la moto di Frozen, cioè i veicoli comunque puoi craftare utilizzando le ruote. Zonao non servono a un granché, perché perché ti servirebbe un veicolo del genere quando puoi invece sfruttare o un cavallo che è più veloce da creare e meno costoso e richiede meno tempo, o puoi direttamente volare, che non serve come cosa. Quando invece creavi una mappa completamente differente, creavi un, una regione diversa, più adatta a un luogo del genere, mi sa che questo non funziona. Una mappa nuova invece che era più studiata apposta per sfruttare tutte le meccaniche nuove di Tears of the Kingdom, secondo me sarebbe stato meglio. Poi hanno fatto comunque un buon lavoro nel adattare la mappa attuale alle meccaniche di Tears of the Kingdom e cambiare diverse cose per comunque renderlo meglio. Però chiaramente si poteva fare di più. Se ci fosse stata una mappa completamente nuova, secondo me si poteva fare assolutamente di più e poteva esserci un gioco ancora migliore. Però capisco che era comunque un lavorone gigantesco. Perfetto. Non lo so, è il mio più grande dispiacere relativo al gioco. E non penso che cambierà come cosa. Ed è, non so se l'ho detto in video. Di sicuro me l'hanno chiesto in live diverse volte, quindi è una cosa che mi ricordo aver detto, ma non so se l'ho detto in video, quindi la ripeto comunque qua un'altra volta nel caso. Ancora adesso la grande domanda è: ma quindi è meglio Tears of the Kingdom o è meglio Breath of the Wild? Quale è il gioco migliore? Quale dei due giochi è più figo? Quale consiglieresti? Quale ti piace di più? Discorsi del genere. E penso che per adesso, e penso anche alla fine del gioco sarà così purtroppo, la mia risposta è che Tears of the Kingdom è il gioco migliore, proprio perché è Breath of the Wild ma con più roba. Hai abilità della mano che sono più interessanti rispetto a quelle di Breath of the Wild. Hai un ambiente comunque più grande. Hai più varietà grazie al cielo e sottosuolo. Hai più varietà grazie a un maggior numero di nemici. Hai più varietà grazie a un sacco di altre cose. E quindi è di sicuro Tears of the Kingdom il gioco migliore e quello più bello tra i due. Ma come esperienza blindrun e come gioco per esperienza personale, Breath of the Wild non credo però potrà essere battuto. Proprio perché non ho mai avuto lo stesso livello di sensazione, se non proprio per il tutorial e un minimo le prime esplorazioni del sottosuolo e del cielo, la sensazione di Breath of the Wild dove tutto era completamente nuovo, non mi aspettavo niente, ogni cosa dietro l'angolo era completamente nuova, tutto era incredibile ed era pazzesco. Non ho mai avuto questa sensazione qua in Tears of the Kingdom. L'unico caso in cui ho avuto questa sensazione lì, appunto, come ho detto, sono nel cielo e nel sottosuolo e quando testavo le abilità strane nuove che c'è nell'inventario. Però poi il grosso della mappa è comunque Hyrule, non è il 100% del gioco, perché c'è comunque sotto solo il cielo. Però in pratica vera e propria è comunque il 75% della mappa Hyrule. Lì è la solita roba e non ho avuto troppo interesse per quella parte della mappa. Proprio perché anche adesso l'idea di dover comunque andare a fare il viaggio da capo, andare a fare il viaggio va a pesca, andare, tornare nella zona della giungla e roba simile non è che ci abbia un interesse incredibile. Cioè lo farò perché comunque sono curioso di vedere cosa c'è cambiato, cosa c'è di diverso e tutto. Però tipo quelle isole lì, quelle strutture, si chiamano isole? Sì, sono delle isole. Queste qua, in Breath of the Wild quando l'ho visto ho detto cacchio, ci devo andare subito, chissà cosa c'è là sopra. In Tears of the Kingdom dico, ah ok, sono quelle isole lì, sono collegate da dei punti, probabilmente in fondo ci sarà sacrario, punto, non c'è nient'altro. E tipo quando vedo l'isola più distante di tutte, ovvero l'isola di Trombo? Si chiama così in italiano? So già all'incirca cosa posso aspettarmi lì sopra. So che probabilmente cambieranno un pochino le meccaniche di gioco, so che potrebbe essere una sfida da nudo, e anche se cambiamo cose in modo comunque radicale, mi aspetto che comunque lì ci sia qualcosa di diverso. Cosa che in Breath of the Wild ero andato su quell'isola semplicemente pensando di esplorarla, e mi sono ritrovato con una meccanica di gioco fighissima, completamente nuova e assolutamente originale. Non lo so, per me è così purtroppo. So che mi hanno pure fatto sapere diverse persone, mi hanno detto no, per me invece proprio il fatto che la stessa Hyrule è rimasta uguale, per me è addirittura un punto positivo, perché c'è un senso comunque di familiarità con la mappa. E in realtà mi piace proprio vedere, perché c'ho questa contrapposizione tra isole nuove, sottosuolo nuovo, ma contemporaneamente un luogo che già conosco. Per me purtroppo non è così. Per me purtroppo avrei preferito probabilmente avere un gioco senza sottosuolo, senza cielo e semplicemente una nuova regione, un ipotetico Hyrule 2. Se Hyrule 1 era così bella, perché non ha fatto Hyrule 2? Parliamo con il golem. Facciamo un salto celeste, let's fucking go! È la prima volta che in realtà raggiungo la cima di una di queste isole qua senza volarci sopra con qualche veicolo o roba simile. È la prima volta che sfrutto effettivamente il meccanismo di teletrasporto per andare qua in cima. Che ha senso, perché comunque
comunque la più alta del gioco. Avrei dovuto volare parecchio per arrivare fino a qua in alto. E così otteniamo l'ultimo pezzo di questa armatura qua. Vorrei trovare oggi anche l'ultimo pezzo dell'armatura di Zonanio, perché almeno così potremmo avere anche quel set in modo completo. Se non così vedere quali sono i bonus di set, sia di l'armatura per planare sia dell'armatura Zonau. Però più che altro il problema è che se non trovo il pezzo dell'armatura Zonau, vuol dire che ho esplorato male qualche altra isola e devo ricontrollare di nuovo il cielo per trovare effettivamente l'ultimo pezzo che mi manca. Quindi quello sarebbe un problema. Ok, let's fucking go. Aspetta che mi metto la matura adatta. Non so perché non l'avessi fatto prima. Così c'è un botto di controllo in più incredibile. Così è incredibilmente più semplice muoversi in giro. Let's go. Oddio, qua ci sono più nuvole del normale però, il che è parecchio fastidioso, perché non si vede un cazzo. Ok, guarda, sono veloce quanto la luce che mi indica la strada. Questo è un buon tempo. Posso fare di meglio, ma era già un buon tempo. Shiha Gogu. Ok, comunque, benedizione. Siamo a 7 su 8. Oh, c'è tipo becco di gli occhi da gufo. Strano. E c'è pure i capelli tirati indietro. Facendo registrare questo record, hai dimostrato tutto il coraggio. Il tuo lavoro merita di essere conosciuto. Ecco, è qui per te. Grazie mille. Ok, vediamo la matura completa. Con questo qua davanti. Non è la più incredibile da vedere, eh? È un po' strana. Oddio, guarda quegli occhi. Se riflettono così sono stranissimi quegli occhi. Oddio. Ok, allora, prossima cosa ci abbiamo da fare in cielo. Abbiamo qua un altro sacario da completare, in quanto questo qua non richiedeva una roccia da portare a destinazione. Era semplicemente un sacario di per sé. Quindi chiaramente se c'è un puzzle. Oppure sbloccato il sacario accanto al labirinto, che potremmo andare a fare, perché tanto non faremo adesso labirinto, perché comunque è un processo molto lungo. Ne abbiamo già fatto uno, credo che ci basti per adesso come cosa. Ah già, questo qua è uno delle isole che dovevamo controllare, perché appunto non mi ricordavo come quali fossero quelle importanti. Questa a quanto pare è importante. Ah no, questa non l'ho attivata. Ah, mi ricordavo male, ok. Appunto quando vedo che c'è l'interruttore lì, non faccio l'arcipelago, perché vuol dire che c'è qualcosa di diverso e nuovo qua in mezzo. Controlliamo allora. Altro mi piacerebbe far venire il giorno, però ci penseremo più dopo. Non è il momento. Ok, attivare l'interruttore. Attiva pure questi qua che vanno molto veloci. No, semplicemente ha fatto due di seguito, infatti capiamo come funzionava. Isola della cava. C'è quella Pokéball là in cima, che è chiaramente una Pokéball molto antica, chiaramente precedente a Leggende Pokémon Arceus. Abbiamo diverse isole con questa forma qua che sfruttano i... C'è pure un blocco? E sfruttano questi lanciablocchi per fare roba. Oddio! Ok. Mi ha strappato di mano! Così va bene. E quindi devo cercare di lanciarli sopra senza farli cadere di sotto? Come faccio? Vai qua! Bam! Ok, l'ho portato sopra. Quindi mi serve o no? È stato uno spreco di tempo oppure una mossa geniale? Credo non serve a nulla. Ci sono altri blocchi qua in giro, quindi non ne vedo molto la ragione per farlo. Non sto capendo che prova è questa isola nel cielo qua. Questo arcipelago. Che non è che stiamo trovando niente troppo particolare. Ma è tipo la torre gigantesca con le turbine di vento e poi il laserone tra cui devi passare in mezzo. O la zona senza gravità con la sfera gigante e il mega puzzle al suo interno. Devo semplicemente andare in alto, ma... Cioè, non mi serve sta cosa per andare avanti, in alto in ogni caso. Posso andare là sopra, posso entrare dentro la sfera. Non lo so, mi sembra molto meno interessante rispetto alle altre zone del gioco che richiedevano appunto l'interruttore. Vai! Ok. Let's go, se faccio così... c'è una tuta completa, adesso ci muovevo un botto a mezz'aria. Avevo un controllo in aria pazzesco, minchia. Molto più di quanto mi aspettassi. Qua devo portare un blocco, ok. Devo riuscire... questo è bello! Ok, questo è interessante. Devo riuscire a far passare un blocco attraverso questo buco qua. Merda, ok. Ora sì che stiamo parlando. Ora sì che ci droghiamo forte. Comunque c'è... Ok, qua c'è il pietra che dobbiamo portare giù. Dobbiamo prendere bene le misure. Quindi credo dobbiamo allinearlo perfettamente, no? Tipo così. Vai. Perfetto. Oppure si è leggermente troppo a sinistra. Sì, lo era. Leggermente troppo a sinistra. È questione proprio di pochissimo, quindi devo fare
molto piano, perché ogni movimento si estende un sacco comunque a questa distanza qua. Ok, vai. Bam. Vai. Dai che entri. Let's fucking go. Che figo questo puzzle qua, però. Però dovrebbe bastare. Basta. Oddio. Oh. Devo fare il movimento? Devo riuscire a far passare una roccia in movimento? Devo uscire fuori perché qua sotto non ci posso andare, perché ci sono le grate che bloccano il passaggio. Ok. Posso uscire così? Posso uscire così. Devo riuscire a far passare un altro sasso in mezzo alla cosa roteante? Questo è iterare, rende la cosa più interessante. So che devo farlo passare dal basso. Ma come cacchio faccio? No, non credo. Basterà entrare dentro. No, non devo passare un altro sasso, basta entrare dentro. Mi sembra troppo difficile far passare. No, non è possibile. Devo semplicemente entrare dentro. Visto che adesso il buco è passato nella parte bassa, mi basta entrare lì sotto e secondo me ce l'abbiamo fatta. Non credo, dobbiamo fare qualche altro step incredibile. Vai. Eh sì, infatti. Ha senso, beh, era troppo difficile proprio questa altra cosa qua. Diventava troppo complesso il tutto. Yes! Ginocchia realizzata in zonanio. Grazie alla magia infusa nel loro processo di creazione, chi le indossa è in grado di usare più efficacemente i congegni di Zonau. Yes! Questo è importante. Sono curioso di sapere quanto saranno efficienti adesso i congegni di Zonau utilizzando questa armatura qui, con anche l'upgrade e il bonus dell'upgrade. Fai vedere com'è questa armatura qua completa. Vai. Bella. Molto strana, ma mi piace. Figo, molto figo. Mi piace un sacco. Mi piace un sacco il design di ogni cosa in questo gioco qua. Quindi è un po' ripetersi, però è davvero molto bella. Mi sembra che ci fosse un altro luogo in cui c'era un interruttore. Non me lo sono segnato purtroppo, perché mi sono detto, vabbè, tanto lo registro domani. Voi esplorato il cielo ieri sera. Mi sono detto, vabbè, tanto esploro domani. Vuoi che non mi ricordi come funzionano queste cose qua? E a quanto pare mi sono davvero dimenticato alcune di queste robe. Ti prego, dimmi che cadi nel punto giusto. Sì. Ok, perfetto. Mi sembra che ce ne fosse un altro, ma forse faccio casino con il laboratorio. Cioè, il laboratorio, il labirinto. Iniziamo entrambi col lab e ho fatto casino. Non ci posso credere. Sono un cretino. Wow! Non capisco un cavolo. Abbiamo un rubino. Vi va benissimo, perché tanto ho speso un sacco di soldi per lo scudo Ilia, quindi mi serve qualsiasi soldo possibile immaginabile. Mi serve in ogni caso. Fatemi pensare, manca qualcosa in cielo? C'è qualche minima cosa ancora da fare? Tipo, credo ci sia ancora un'arena del re Griok e abbiamo da prendere steli, e quelli li voglio discutere a fare oggi. Però mi sto pensando se ci manca ancora un'arena, un arcipelago e delle isole con un interruttore da attivare, con quindi una sfida importante. Ma mi sa di no. Meno che questo non fosse qualcosa. Questo forse era qualcosa? Mi sembra che fosse un altro, ma infatti era strano. Era una cosa comunque che non riconoscevo. Mamma mia, quanto ti fa volare in più questa armatura qua. L'ho utilizzata molto poco, anche perché purtroppo a questo punto qua che l'abbiamo sbloccata tutta non è che mi serve a niente. Ho mai esplorato l'intero cielo. Quindi l'opzione migliore in realtà per esplorare il cielo è rushare verso queste qua, ottenere l'armatura e poi sfruttarla. Vedi, sì che c'è. Cosa c'è qua dentro? Infatti mi ricordo ce ne fossero tre. Ok, che buono, almeno sono riuscito a trovarlo. Questo è il lato positivo. Detto ciò, che cacchio è sta cosa? Lì dietro c'è una slitta. Mi sembra una slitta? Ok. Devo usare la slitta? Potete dire sì, visto che è qua accanto. Hai uno scudo slitta! Oh mio Dio, devo skateboardare! Oh, è il mio momento! È il mio momento! Let's fucking go! Woo! È tipo un percorso di skateboard? Oh, shit, lo è? Oh, shit! È un percorso di skateboard! Che figo! Oh, shit! Questo mi piace un botto! Let's go! Quello che ho aspettato tutto il gioco! Mi sono allenato per tutto il tempo a fare sta cosa! Chissà se con forse lo snowboard saremmo stati più veloci. È possibile. Se avessi non utilizzato delle ruote, ma effettivamente la slitta. Che figo però. Vai. Giù dalla montagna. Giù dalla collina. Abbiamo raggiunto il traguardo. Poteva essere più lunga, per i miei gusti. Poteva essere più lunga. Mi dà un sacaio. Ok, prova interessante, strano. Strano anche se è l'unica del gioco. Non abbiamo incontrato altre del genere. Qua ci potrebbe stare anche un puzzle, eh? Qua ci potrebbe stare. Xakshuk! Certamente, non so come ho fatto non pensarci prima. Ok. Era nuda. Ok, cosa non c'è una prova di abilità nuda? Va bene. No, però è corretto. La maggior parte degli altri sakari che mi davano delle prove del genere c'erano una prova di abilità nuda come reward finale, sì. Mi torna. Oddio, non fosse non la maggior parte, ma già qualcun altro l'ha fatto così.
Comunque un po' strano, va bene. Ascensione. Wow. Oh. Oh, ok. No, no. Ok, so cosa devo fare. So cosa devo fare. Devo andare in cima e poi scendere verso il basso, perché questa è la strategia migliore, palesemente. Ok, ora. Così possiamo tornare in alto e possiamo attaccare loro tranquillamente da qua in alto. Salve, boy. Salve, boy. Salve, boy. E deathshot arma, che non è per niente male. Abbiamo sia scudo che arma con il martello borchiato, che è ottimo. Ah, vuoi che io li mixi per fare delle armi del genere, eh? Voglio che faccia una clava borchiata così, che non so perché Link utilizza in modo sbagliato, ma va bene. Scudo puntito. Cosa succede con scudo puntito? Non mi colpire? Ok? Non fa un cacchio. Non fa un cacchio lo scudo appuntito. È inutile. Ok, buon sapersi. Vai, 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 muori, muori. Quanti punti vita hai? Oh mio Dio. Minchia. Hai più punti vita di ogni altra cosa combinata qua dentro, penso. Potresti mettere utilizzare quella roba lì? Ah, ti volevo perriare. Che idea di merda, volevo comunque perriarlo. Ok, vai così. Che ci rimane? Ci rimane un qui là, va bene. Allora, salve boys. Bam. Oh, c'è un sacco di punti vita a te. Ok, forse è meglio fare l'altro prima. Bam. Ok. Ho finito le frecce. Sono già infinite. Mi ero completamente dimenticato che non si hanno infinite qua dentro. Vieni qua. Sei l'ultimo rimasto. Ti spacco. Non mi importa se mi colpisci. Ah. Nice. Bella, bella prova, bel dungeon. E con questo mi sa che abbiamo finito di esplorare il cielo. Ci rimarrebbero, non è vero, non è vero, ci rimarrebbero i labirinti. Ma quelli credo che siano una cosa che non credo siano troppo diversi uno dall'altro, perché saranno comunque divisi in cielo, superficie, sottosuolo. Quindi sono una cosa comunque molto lunga da fare. L'abbiamo visto nell'episodio in cui ho esplorato il labirinto, quindi non credo di volerli fare on camera per adesso. Però per il resto non abbiamo credo nient'altro da fare per il resto del cielo, eccetto per le steli, che adesso andiamo a recuperare. Poi con quelle abbiamo davvero finito al 100% tutto. Allora, c'erano due steli. Ce n'era una qua, che posso raggiungere da o questa isola che ando una moto, o da questa isola che ando una moto. Punto, sì, ok, sono le mie opzioni. E l'altra è stella, sì, basta. Merda, abbiamo finito il cielo. Mi dispiace un sacco. No. Però c'è da dire, non credo di avere abbastanza lasciti dei saggi. A meno che tu non possa valere anche nel sottosuolo, che non li ho ancora trovati, se non sbaglio, lasciato dei saggi nel sottosuolo. Non li ho tutti, quindi forse ho mancato qualcosa comunque nei vari arcipelaghi. Forse ci sono dei super segreti che non ho trovato con gli altri lasciti. Perché ne ho 7. E ne dovrei avere ancora altre 5 da trovare. Uno che mi manca dal cielo mi può anche tornare, però 5 mi manca dal cielo mi sembra tanto. E anche 19 vecchie mappe mi sembra un numero abbastanza inusuale. Sarebbe da pensare che ce ne siano delle altre che non ho trovato nel gioco. Quindi probabilmente una cosa dovrei fare è pure controllare tutte le isole nel cielo. Devo vedere se ho voglia di farlo, perché lì credo sia una cosa molto lunga e impegnativa. Quindi vedrò se farlo o meno. Se poi casomai manchiamo una piccola cosetta è la fine del mondo, eh. Cioè io non sono contrario nel caso all'utilizzare una guida proprio post game a fine gioco completamente se non sono riuscito a trovare qualcosa. Perché comunque un gioco di queste dimensioni così complesso è normale che succeda. Anche in Elden Ring, nonostante avessi fatto tutto con una minuzia fuori di testa, avessi comunque fatto praticamente ogni singola cosa, qualcosa alla fine mi era mancato. Sì, perché c'erano dei puzzle assurdi che non avevo compreso, sia perché c'erano comunque dei mini dungeon in luoghi strani che non avevo riconosciuto potessero essere tali. Poi ovviamente con infinito tempo, infiniti tentativi e tutto, puoi anche farcela, quello chiaramente. Però non so se è la mia intenzione. Ok, dove cavolo è quell'isola? È coperta di nuvole. Porca vacca, non riesco a vederla. È in là, no? Sì, ok, in là, è coperta tutte le nuvole. Ok, penultima stele. Ci siamo. Oh, attenzione, 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 attenzione. Terra piano piano, con gentilezza, tranquillo. Ok, let's fucking go. Ti prego non cadere te come struttura. Vabbè. Allora, ho una soluzione per questo. Non è un problema, non è un problema, non è un problema, non è un problema. È un problema. La mia moto! Che palle. Oh. A chiunque trovi il mio messaggio, ho bisogno di aiuto. Ero fuori a pescare, ma mi ha sorpreso una tempesta e mi sono dovuto rifugiare in una grotta. Purtroppo ora sono in trappola, per colpa di un masso. Ho inserito alcuni semi luminosi in una fessura tra le rocce, per segnalare la mia posizione. Se avrà fortuna, la marea trasporterà la mia lettera e i semi sbocciati fino a riva. Non ho idea di chi tu sia o da dove venga, ma se hai trovato questa lettera, ti prego di seguire la scia di fiori e semi luminosi. Ti condurrò fino alla grotta dove mi trovo. Aiutami, ti scongiuro.
Oh, questa qua è quindi la quest Eventide in questo gioco. Ok. Interessante. Per adesso rimarrà lì bloccata, non la aiuteremo. È qua sopra. Però è più in alto. Spero ci sia una struttura qua vicino che possiamo utilizzare. Non devo utilizzare di nuovo i miei materiali perché sto iniziando a finire le turbine. Allora, la piattaforma è là sopra. Abbiamo un punto in cui c'è una... dei veicoli già costruiti. Perché mi sembra di sì. Mi sembra ci fosse qualche veicolo qua in giro, ma non so se è abbastanza buono per andare fino là in cima. Ah sì, qua c'è un veicolo apposta. Perfetto. Questo mi ricordavo bene. Mi ricordavo bene, buono. Non credo che ormai Legends si possa rivelare niente di troppo importante. Però sono cose del caso mai se c'è un'ipotetica stele finale segreta, qualche nuova rivelazione che ci può dare per la fine della quest o roba simile. Ipotizzo di no. Però è figo pensarci e sarebbe bella come opzione. Anche se, no, la vedo difficile comunque. Allora, questa qua scompare come piattaforma e cade oppure no? Scopriamolo, vediamo. E non cade, ovviamente. Quando non mi serve, non cade. Quando mi serve, cade. Che schifo. Che schifo la vita. Ma perché mi tratta sempre così male ogni videogioco? Quindi mi ha fatto tutto? Qua ho già controllato, non c'è niente di particolare sopra. Questo non l'ho fatto, ma se c'è un'arena, credo ci sia un Golemax. Questo è un Regrio, quindi comunque niente di nuovo. Quella stina l'abbiamo già fatta. Questo l'ho pure già fatto, mi dico. Ah, non ci serve questo adesso che ci penso. È vero. Ci manca l'arcipelago di Firone, questa zona qua. Ma che quindi abbiamo finito proprio al 100%? Abbiamo finito le cose normali, ma ci manca ancora quella... cosa dei coperti di tempesta. Visto che tanto ormai stiamo finendo il cielo, potremmo farlo anche oggi. Prima vado da Legends, perché ormai sono curioso. Però possiamo vedere se possiamo farlo oggi con la zona. Legends! Ce l'ho fatta, ho preso tutto. Oh. Ho trovato una stele, ho trovato tutte le stele, altro che. E dammi pure i soldi perché ne ho bisogno dopo che ho comprato lo scudo Ilia. Qualsiasi moneta mi va più che... mi torna super comodo ora come ora. Questo è quello che è caduto. Oh. Un poema epico di Hyrule, con preziose informazioni. Traducendo questo passaggio alla lingua moderna, questo sarebbe il risultato. L'ultima moda in voga al momento sono degli abiti con decorazioni di funghi. What? Tutto è nato da una sarta, giunta al castello per creare abiti per la principessa Zelda. La principessa le ha descritti degli abiti che vanno di moda nel luogo da dove proviene. Ah, è perché Zelda gli ha detto di farli. Ah, certo. Anche a Zelda piace quel pattern. Zelda ha dei gusti di merda. Si tratta per l'appunto di abiti dei colori sgargianti dei motivi a foggia di fungo. La sarta ne è rimasta affascinata. Ha deciso di riprodurli e di metterli in vendita. Il pubblico ha gradito. Avrei voluto un abito anche io, ma sfortunatamente non ho fatto in tempo ad accaparrarmelo. Oh. Capisco. Parla della moda dell'epoca. Pare che Zelda abbia descritto a una sarta gli abiti che andavano di moda dalle sue parti e che la sarta li abbia copiati. Dopodiché, quei vestiti con i funghi hanno ottenuto un grande successo. Se lo scoprisse Sagomo del villaggio a Finterra rimarrebbe esterrefatta. Sarà anche vero che la moda ritornano, ma fa strano pensare che già a quei tempi andassero di moda i motivi con i funghi. Il suo interesse per le tendenze della moda dimostra che in fondo era una persona come tutte le altre. Bene, ti prego di accettare questa ricompensa. Questa è una cosa strana da aggiungere nel gioco e nella lore, ma va bene. E... rimane l'ultima stele! Ho l'ultima stele! Ce l'abbiamo fatta, Legends! We did it! Non guardare lo spirito di un uccello in alta sinistra. Non facci caso. Traducendo questo passaggio nella lingua moderna. Raul, re di Hyrule, sua sorella Minero, la regina Sonia e la principessa Zelda. Non resta più nessuno. Sono tutti scomparsi e resto solo io. A vergare queste parole in completa solitudine. Ok, certo. Perché dice che è scomparsa Sony? Non dovrebbe sapere che è morta? Ho inciso la vita quotidiana della famiglia reale su 13 stelle. Il mio impegno con i posteri si conclude qui. Tutto ciò che quelle persone da me tanto amate hanno lasciato su questa terra, che sia visibile o invisibile agli occhi, spero di essere riuscita a tramandare la loro eredità. Una fievole speranza si fa strada dentro di me. Non sarò mai all'altezza della principessa Zelda, ma non c'è qualcosa che posso fare per il mio popolo? D'ora in avanti, lo scopo della mia vita sarà trovare la risposta a questa domanda. Sembra che questa sia la fine del diario. La famiglia reale scomparve, lasciando solo la ciambellana che l'aveva servita con tanto affetto. Dalla sua struggente testimonianza emerge tutto il suo dolore. Tuttavia, non mi è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Forse, se contiamo le nostre ricerche, riusciremo a risolvere anche questo mistero. Il nostro lavoro è tutt'altro che finito. Bene, ti prego di accettare questa ricompensa. Mi dai altro o no? Il pensiero che tesori del genere possano essere caduti in tutta Hyrule mi riempie d'emozione. Aspetta un attimo, ma questa non era l'ultima stella? L'abbiamo trovato tutte e 13! Non riesco a crederci!
finalmente sono riuscito a tradurre tutto questo epico racconto. Sono travolto dall'emozione. Dopo aver letto tutto e reso conto, sono profondamente commosso come persona, oltre che stupefatto come ricercatore. Se fossi vissuto in quell'epoca, avrei tanto voluto conoscere di persona l'autrice. E quanto al ritrovamento di tutte le 13 stelle, non avrei mai potuto farci senza il tuo aiuto, Link. Ora, beh sì, ne trovavi una su 12, su 13, quindi sono stato importante. Ora sei anche tu un membro del gruppo di ricerca, il nostro membro onorario. Questo tessuto è per ringraziarti. Ah, mi dà un tessuto. Ah, carino, vabbè, ci sta. Link, non mi sono mai sentito così orgoglioso di essere un ricercatore. Mi riempie di emozione vedere questi dati importanti raccolti e organizzati sul muro del centro di ricerca. Ok, sure. Va bene, mettili. Oh. Ho esposto la copia sul muro del centro di ricerca, perciò sentiti libero di passare ed ammirarla quando vuoi. Stavolta ho ottenuto qualcosa di veramente prezioso dall'analisi del testo che abbiamo scoperto. Credo di non aver interpretato solo le parole del racconto lasciate ai posteri della ciambellana, ma anche i sentimenti. Voglio continuare a studiare l'Iliano antico per trasmettere queste emozioni a tutto il mondo. Link, grazie di cuore per il tuo aiuto. Ok, ci sta come reward il tessuto. Dopotutto non potrà darmi troppo qualcosa di veramente importante. E anche la frase dove lui ha detto che comunque tutti sono scomparsi in realtà è importante. Quell'ultimo diario, purtroppo già sapevamo queste informazioni qua, ma comunque avere un altro punto di vista relativi su questa situazione qua è comunque importante. Proprio perché sapere che anche Lady Mineru è proprio scomparsa, proprio perché probabilmente ha messo il suo corpo e la sua anima dentro un golem, e anche Zelda è scomparsa, vuol dire che la maggior parte delle persone non sanno dove sono finite, che comunque è una cosa molto importante. Quindi la maggior parte delle persone non sanno che si è trasformata in un drago, la gente non sa dove è finita Lady Mineru e di quello che è andata a fare comunque. Quindi quello è veramente interessante, perché vuol dire che non è che Lady Mineru ha preso casomai il controllo per un periodo di tempo. Però lì non ha un cacchio di senso una cosa. Chi cazzo è il secondo re? Se Sony è morta, ipoteticamente non aveva figli perché non l'abbiamo visti. Raoul si è sigillato e sacrificato. Lady Mineru se n'è andata. E Zelda se n'è andata. Che cazzo è... Chi ha preso il controllo di Hyrule? Com'è possibile che il sangue venga tramandato fino a Zelda quel modo lì? A meno che non ci sia un figlio di cui non ci hanno parlato. Non ha molto senso. Se dovessi scommetterci... Non avremo mai una risposta, è semplicemente un buco di trama a cui non ci hanno pensato, che non volevano dare una spiegazione troppo dettagliata. E comunque ci sta, non devi spiegare per forza tutto. Però non ha cavolo di senso. Non ha molto senso come cosa. Domanda, mi fanno entrare qua dentro o no? Devo fare prima una cosa nella superficie? Nella zona della giungla? Forse devo pulire il cielo cacciando qualche male nella parte inferiore? Non credo possa essere un tempio importante questo qua, perché... I Goron sono troppo distanti da questo luogo. Perché come isola questa è molto grande come arcipelago. C'è un sacco di roba chiaramente qua dietro. Ma non so se mi faranno entrare. Sono curioso di vedere se è una situazione alla mod di Skyward Sword. Orca vacca, dove non mi fa entrare nella zona con la tempesta. Ma no, credo mi faccia entrare. Credo mi faccia entrare. Ok. Però si vede molto male, c'è una tempesta gigantesca. Isole del tuono. Oddio. Oddio. Dov'è il pavimento? Dov'è? Aspetta. Freccia. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, non ho scappato niente. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo l'arma? Ma no, ma che è sta roba? Ma non vedo un cazzo. Aspetta, qua c'è una cosa. Aggrappati. No, è bagnato, quindi non riesco ad aggrapparmi. Porca di quella vacca. E quindi qua non c'è nient'altro. Sono ho sbagliato e non ci posso più andare sopra, vero? Ma che cazzo è sta roba? Ma che è sta roba? Ho capito, io pensavo ci fosse poca visibilità. Non pensavo fosse peggio dei campi consacrati. Ma stiamo scherzando? Ma che palle. Allora è lì. Non vedo più niente. È lì. Ok. Andiamo comunque più avanti possibile. Spero di sbattere contro una roccia in qualche modo. Aspetta, qua c'è qualcosa. Lo vedo dalla pioggia. Ok, c'è un albero. Ok, siamo sopra. Ma che cazzo è sta zona? Ma che pensate che fosse una buona idea? Ma è davvero peggio dei campi consacrati? Non pensavo che qualcuno potesse avere un'idea così di merda in un videogioco. Ancora peggio dei campi consacrati. Ma si drogano. Cazzo, mi serve uno scudo con una luce sopra? Forse quello ci aiuta, ma non credo. Aspetta, vediamo. Aspetta, no, devo lasciarli per terra. Non posso utilizzare le frecce perché sennò Sora si arrabbia con me. Ogni volta che lancio e posiziono un semiluminoso utilizzando una freccia si arrabbia e mi rimprovera.
Wow, quanta visibilità. Io non l'esploro sta zona. Io non la faccio. Non me ne frega nulla, io non la faccio. Ok, devo forse guardare la silhouette dei fulmini per capire qual è la prossima isola da raggiungere. E questo è l'obiettivo, questa è la sfida. Vedere anche le particelle di acqua e vedere dove cadono per capire dove è la prossima isola. E questa è la sfida. Che sfida di merda. Che sfida di merda. Là in fondo c'è roba chiaramente, ma devo andare in un punto più intermedio prima. Che qua c'è sotto c'è qualcosa. Ok, ci siamo. Ma che cazzo, aspetta. Rigio, mi puoi aiutare te? Non molto. Oh, invece sì! Rigio! Finalmente ti rendi utile! Sapevo che il tuo potere del tono sarà tornato utile da qualche parte prima o poi. Può rendermi più evidenti le zone a distanza. I prossimi punti in cui buttarmi di sotto. Ah, come sarebbe devo salire invece? Qua già ci vedo un pochino. Già se la visibilità fosse questa sarebbe fattibile il tutto. Là c'è qualcosa! Là c'è qualcosa. Ma hai inteso sta meccanica qua oppure ho trovato un exploit incredibile per fare il dungeon? Per fare sto puzzle. Non so perché siamo un mega explorer in realtà. Non mi sembra molto intesa. Ma se non hai fatto la zona Gerudo, quindi questa è impossibile. Non sto capendo sta cosa qua. Non mi torna per nulla. Mi sembra troppo assurdo tutto. Non sto capendo. Te mi lanci in aria? Oh merda. Ok, qua devo attivare qualcosa. Portare qua dell'elettricità e farmi sparare in aria. Posso farlo con Rigio direttamente? Scusami. Le faccio così. Bam. Oddio, non so dove sto cadendo. Ok. Sono arrivato da qualche parte, buono. Yeah, ok. Rigio, sei la mia migliore amica qua. Di gran lunga. Allora, vediamo un secondo. Da qui. È un salto grande questo qua, eh. È un signor salto, quindi dobbiamo stare attenti. Merda, 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 merda. Aggrappati. Quanto cazzo ci ha messo a aggrapparsi, dai. Ok, abbiamo perso tutti i progressi. Meno che non riesco a tornare dietro su una vecchia isola, ma non credo. Forse qua. Qua sotto forse c'era un'isola. No, devo iniziare da zero. Aspetta, facciamo un ultimo caricamento. Ok, non me ne frega un cacchio, faccio così, non me ne frega nulla. Ma che cazzo me ne frega a me? Io torno subito indietro al punto più avanzato che ho avuto nella mappa finora. Credo però purtroppo sia poco perché se vedete siamo all'inizio del tornado. Ah no, no, sono proprio qua. Oh, che bello. Che bello che non ho perso proprio nulla. Allora vai. Vai. Vai! Ok, ci siamo. Ci siamo. Potrei volare verso quello lì, visto che tanto è visibile. Non so se sarebbe una buona idea o una pessima idea. Io ci provo. Non mi interessa, io ci provo. Vai, Tulin! Vai, 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 dimmi che riesco a atterrare tranquillamente. Dimmi che riesco a atterrare tranquillamente. Questo è un boss! Oh! Ok, vai. Portami su. Ok. Ora. Bam, 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 bam. Ok, si è spaccato. E ora si va a dare il colpo di grazia. Bam, 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 bam. Pure ad occhi chiusi, ma vediamo un cavolo. Tu non sei la prova finale, vero? Non credo proprio. Mi sembrerebbe strano avere te come prova finale in un posto del genere. Credo ci debba essere forse qualcos'altro. Allora, sto per andare avanti e questa qua qua sopra. Sono questi edifici qua. Ma come ci arrivo? Allora, forse quello che mi vuole dire il gioco di fare è mettere questa piattaforma qua. E usarla come punto di attracco per utilizzare Ascensus quando passo sotto l'altra superficie. Mi sembra super pericoloso. Vai. Ok. Levo quest'arma qua che sennò esplodo. Ok. Non si sta muovendo. Non si sta muovendo. Porca di quella vacca! Ho un'idea, faccio così. L'unico modo per riuscire a scastrarlo. Faccio così e poi lo sposto con reverti in avanti. Poi appena si sposta, perfetto, lo possiamo scastrare. Mio, ma quanta fatica per far funzionare una cosa del genere. Sei pur bloccata la telecamera. Da quanto succede sta cosa qua? Quando le cose vanno male, vanno tutte male. Sto impazzendo! Ah! Ok. Fammi usare Ascensus, please. Fammi usare Ascensus. Mio Dio, lo mancava. Prendevo sempre il momento in cui era rosso, incredibilmente. Ok, siamo finalmente sopra. Ci è voluto davvero poco. Oh, non l'avevo neanche visto. Salve. Che cazzo te l'ha visto? Va bene. Sacrario di Jean-Claude Van Damme. Vai. Ho un'altra prova nuda. Ok.
Sure. Circuito chiuso. Che significa circuito chiuso? Va bene. Devo riuscire a prendere di sorpresa? È quello il mio obiettivo? Devo puntare a essere stealth? Wow. Un intero bastone su un singolo nemico, incredibile. Non molto buono, eh? Ma va bene così, ora ci facciamo un'arma migliore. Ci facciamo un coltellino e gli uccidiamo dietro l'angolo. Ah! Rabbia! Adesso sì che facciamo male. Ora faccio così e faccio così. Ok. Bam! Nell'occhio. Bam! Nell'occhio. Bam! Non nell'occhio, ma credo che comunque vada bene. Ho preso anche lui da distanza in modo incredibile. Bam! Anche lui nell'occhio. Che rimane? Rimane solo te. Mi sembra difficile che rimane soltanto te. Mi sembra poco. Bam, nell'occhio. Poveretto, gli farà un male tremendo l'occhio. Aspetta, c'è quelli che posso prendere. Un secondo. Dammi un attimo, c'è questa cosa che è molto più interessante. Vai sullo scudo e vai così. Bam. Vedete, lui non è un laser. Semplicemente se ti avvicini, a quanto poi mi colpisco anche da solo. Il che è molto strano, ma va bene. Sta già per rompere lo scudo, ma funziona, quindi non ci lamentiamo. Cioè, si è rotto subito lo scudo, ma che... Sono fatti di carta pesta sti oggetti Zonau. Poi perché in Zonau hanno fatto una cazzo di isola in mezzo a una tempesta di fulmini costante? Vediamo, c'è ancora la nebbia, ovviamente. Anzi, le nuvole con la tempesta, non si vede nulla. C'è qualcosa che posso fare qua per concludere? Ripulire l'aria? Quel cavolo che è? Oppure... Oh! Che è questa struttura? Ok. Andiamo più in alto. Una volta riusciamo a vedere qualcosa. Mamma, non voglio più giocare a Tears of the Kingdom. Fammi giocare a un altro gioco. Non mi sto più divertendo. Non so, forse c'è qualcosa che è evidente che ho sbagliato io e che dovevo fare questa intera zona in un modo diverso. Non saprei. Perché mi sembra davvero assurdo che so sia il metodo inteso. A meno che non stia facendo la cosa al contrario. Potrebbe anche essere, ma non credo. Potremmo star facendo un intero dungeon al contrario, ma non penso proprio. What the fuck? Ok, non riusciamo neanche ad andare fino in cima. La ventola non basta, a quanto pare. Ma più che altro qua si blocca il passaggio. Quindi in ogni caso non potremo andare qua. Ma anche lì si blocca il passaggio. Ma di cosa stiamo parlando? Ma si drogano? Ma che cazzo è sta roba? Ok, vai, 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 please, please, vai, vai, please, 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 vai, vai, please, vai, please, vai, please, vai, please, ok. Ok, ok. No, Link, che cazzo fai? Non si ferma mai quando voglio che si fermi. Oddio. Oddio, sta zona. No, ma deve essere inteso per essere giocato così. Sennò non ci sarebbero delle piattaforme del genere con cui tu puoi interagire. Sono così tanto vicino alla... tra una cosa e l'altra. Non avrebbe nessun senso. Salta? Oddio. Oddio, salta. Ok. What? Ok. Isola testa di drago. Dove devo cadere? Ok, c'è ancora, c'è qualcosa là sotto, a quanto pare. Ok, sono nell'acqua. Ok, va bene. L'acqua è la cosa meno visibile di tutte per adesso. È irriconoscibile. Sono in cima, quindi? Abbiamo raggiunto l'obiettivo? C'è qua il nostro reward? Saremo ricompensati per il nostro grande sforzo? Regio, fammi vedere. Una musica adatta. Fatta apposta per quest'area qua. Vuol dire che è importantissimo il posto. Che qua c'è una struttura circolare che conduce fino a questo sacrario qui. Ok. Sacrario di Jok Urum. Oh mio Dio, che bello. Si vede. Oh mio Dio. Ah,
Spero che sia scomparso la tempesta, ma non credo che sia soltanto quest'area qua. Oh, una benedizione. Va bene. Dopo tutto quello che ho passato non avevo voglia di fare un puzzle, quindi va benissimo in questo caso qua. Dammi 3 diamanti. Va bene uno, ok, mi accontento. Ok, ok. Cos'altro? Ci deve essere qualcos'altro con cui interagire. Non ho mai trovato appunto un interruttore come questi qua con cui attivare questa sfida o roba del genere. Ci dovrà essere una cosa simile. Ci dovrà essere una conclusione soddisfacente a una prova simile, no? C'è... Ok, siamo arrivati comunque a destinazione, chiaramente. Perché c'è finalmente qualcosa. E si può vedere. Questa è una porta come quella di inizio gioco. Si è bloccata di nuovo la telecamera. Posso aprirla oppure non me lo permette di fare? Mi richiede cuori? Oh merda, questo è importante. Scommetto che mi ci vuole un cuore in più. Dai, dimmi che ho tutti i cuori eccetto uno che mi serve. No, forse ce la facciamo. Meno che non ci sia qualcosa da attivare. Ok, 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 siamo larghi. È perché ci mancava un singolo cuore per avere a 20. Quindi avevo paura che mi hai chiesto esattamente 20. Che cosa abbiamo trovato? È una maschera dei saggi. Quella lady. Mineru? Potrebbe anche essere quello. Link, cavaliere che protegge Zelda. E Mineru? Porta questa reliquia nel punto indicato dalla luce. C'entra Mineru. Non è Mineru stessa dentro questa maschera qua. Però forse stiamo trovando finalmente la strada per raggiungerla. Una guida dall'antichità. C'è ancora la tempesta, vero? Purtroppo, sì. Non abbiamo potuto levare. Mi piacerebbe comunque vedere il luogo con la luce e non lo schifo. Posso sollevarla? Oh. Ok. Va bene. Però c'è la luce, no? Forse si è levata la tempesta. Se non ci serve questa luce qua. Ok. Una prova orripilante, ma forse il reward vale... molto più di quanto potessi mai immaginare. Mi sa che non c'è più la tempesta. Per quanto per qualche motivo rimanga sulla mappa. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ah no, è ovunque eccetto qua. Quindi c'è ancora la tempesta. Semplicemente non c'è più qua. Io potevo arrivare qua anche senza fare quella strada lì? Non lo so. Non ho idea. Ok, in ogni caso ci siamo adesso. Aia. Scemo io. Mi domando se sopra c'è qualcos'altro di importante da controllare, ma non ho modo per saperlo perché è incomprensibile tutto là. Che ha senso comunque Lady Mineru si trovi qui. Avevo avuto anche come idea, però non l'avevo menzionata in video, che Lady Mineru si potesse trovare appunto nella giungla, in Zonau. Dopotutto là c'erano comunque un sacco di cose dedicate a tema Zonau, sin da Breath of the Wild stesso, quindi era anche... Non è una cosa nuova di Tears of the Kingdom, era un luogo importante per Zonau anche sin da Breath of the Wild, quindi avrebbe senso comunque... trovarci qualcosa riguardo sin da lì. E pensavo appunto se potesse essere Lady Mineru, visto che comunque lei è direttamente fortemente collegata a Zonau, perché non trova lì. Però non mi sembra che il laser punti lì. Semplicemente si trova sull'isola. Un indicatore di lei si trova su un'isola sopra la zona della giungla e di Zonau, e mi conduce verso... Dove di preciso? Un secondo. Vediamo, il punto che indica è là in fondo. E là in fondo cosa c'è?
Nulla di troppo specifico, nulla che mi ricordo di particolare. Aveva senso se tipo mi portavo qua alla bocca del lago dragone, ma neanche, mi porta in questa zona qua a destra. Ok. Controlleremo cose nel prossimo episodio, perché credo che questo sia molto importante.